Riprendiamo l'ultimo notebook della scorsa lezione e andiamo a calcolare quali sono gli x quadro migliori. Come possiamo fare? Beh, l'idea è quella di costruire un vettore che contenga i risultati migliori. Quindi, innanzitutto inizializzo un vettore vuoto e dopo uso un ciclo for. Anche se io, come sapete, non è che ami i cicli for. Tra l'altro adesso mi è sparito il cursore, ma insomma, vabbè. Un ciclo for ha questa sintassi in Python, ma in particolare io posso iterare, il bello comunque è un ciclo for intelligente perché io posso iterare vari elementi, purché questi siano dichiarati, sia di natura iterabile. E per esempio, io qui faccio un'iterazione sotto il data frame data. Ricordo che il data frame data è quello che contiene i miei dati. Eccolo qui. E in particolare itero sopra le colonne. Ok, e allora che cosa faccio? Io posso prendere A e aggiungerci con un'operazione vettoriale, diciamo, che cosa? Ci aggiungo un vettore. E questo vettore che cosa contiene? Beh, conterrà la funzione x quadro che ho definito, calcolata su elementi via via diversi, cioè data nel primo caso, abs underscore m, quello del metodo dei momenti, h, cioè quindi sulle diverse ore, perché h sono le diverse ore in data columns. E poi l'intervallo, per esempio 0,2. In questo caso non è che questo intervallo io lo posso variare qui dentro. Qui dentro devo semplicemente mettere l'intervallo con cui ho calcolato la mia funzione. Ok. E adesso posso aggiungere sulla medesima, siccome sto iterando sulle colonne, sempre per la medesima colonna, posso aggiungere gli altri due metodi. Quindi minimi quadrati. Massima verosimiglianza. Ok, questo naturalmente non sarà sufficiente perché voglio creare un data frame, quindi alla fine dovrò dire pd.dataframe, questo anzi però lo devo al di fuori del ciclo for. E come sarà fatto questo data frame? Beh, avrò dentro la mia matrice praticamente di elementi che contengono i migliori risultati. E poi avrò come indice le durate. Quindi le mie durate saranno un'ora, 3 ore, 6 ore,
12 ore e 24 ore. E poi vorrò mettere anche, non solo il nome delle colonne, e nelle colonne, per esempio, metto l'ordine con cui ho, anzi ci va prima la parentesi, un po' fastidioso il fatto che non c'ho il cursore, ma e la parentesi metto il metodo dei minimi quadrati m, cioè il metodo dei momenti m per primo, il metodo dei minimi quadrati per secondo e il metodo della massima verosimiglianza per terzo. A questo punto eseguo. Così. P is not defined. Che sarebbe PD? Sì, grazie. Ok. Comunque non viene fuori neanche lo stesso. Allora, vediamo cosa ho sbagliato. Vediamo, semplicemente commento questo e metto A. Perché mi viene una lista ok. Mi dovrebbe venire sì, cioè ho una sola colonna in data columns, vediamo. Più. Non so se avete capito l'errore, che io qui ho costruito, dovrei aver costruito un vettore, cioè una matrice, invece ho costruito un vettore. Per quale motivo? In questo momento, francamente, non me ne capacito, ma comunque adesso vado a verificare. Il problema, secondo me, deve togliere le parentesi quadre attorno a x2 data. Insomma, okay. Quei tre sì, elementi. Sì, non sono così. Sì, esatto. Ma sono così, ok. Gliene manca una davanti all'ultimo elemento. No, davanti. No, c'è un elemento, sì, qua, ok.
Ok, grazie del suggerimento. Prego. Quando si fanno queste cose, poi... Allora adesso tagliamo qui. Allora a questo punto quali sono i parametri migliori? Beh, evidentemente i minimi quadrati per un'ora, i momenti per 3 ore, e la massima verosimiglianza per 6 ore, i minimi quadrati di nuovo per 12 ore e i momenti per 24 ore. Questo mostra un fatto elementare, cioè un fatto elementare, un fatto che succede spesso, ovvero che ciascuno dei metodi funziona meglio o peggio in funzione delle diverse durate. Non è che ci sia un metodo che sistematicamente dà i risultati migliori. A questo punto, semplicemente a mano, potrei fare una procedura automatica che costruisce un data frame semplicemente prendendo automaticamente i valori minori. In questo caso io risparmio e faccio tutto a mano, nel senso che faccio pd.dataframe e quello che vado a costruire è a mano il data frame di cui ho bisogno. Cioè, prima metto ABSMQ, che era il data frame dei minimi quadrati, per che cosa? Per la durata di un'ora. Poi e invece per la durata di 3 ore abbiamo detto il metodo dei momenti, ABS underscore M, e qui ci va 3 ore. Ok, 3 ore, poi adesso di nuovo, un momento, sto sbagliando le parentesi qui. Questa va via, esatto. Questa non c'è. Ok. Sei ore invece era ml. Dodici ore era MQ e 24 ore invece era M correttamente. Adesso devo chiudere qui la parentesi. Ok, adesso dovrebbe funzionare, spero, tutto quanto. Ok, questi sono i migliori A e B sulle diverse durate. Se volete posso considerare la trasposta di questa funzione. Quindi qui posso mettere T. Perché questo era il formato in cui avevo fatto tutti i miei calcoli. Allora adesso salvo best
Quindi best to pickle e naturalmente posso mettere il nome del file best. E quindi io avrò un file, qua vediamo, e poi dobbiamo leggere naturalmente i nostri, possiamo leggere il nostro best esattamente come abbiamo fatto con red pickle. Se vogliamo verificare che effettivamente abbiamo salvato il file, ne prendiamo uno di questi, chiamiamolo best 2, e qui mettiamo best e poi vediamo che cos'è best 2, così per essere sicuri che sono esattamente gli stessi dati. Ora, questi sono i parametri migliori, delle migliori interpolazioni che noi abbiamo fatto con le varie curve. Ci sono due domande in chat, ok. Scusi, c'è Giulia Lucchini che mi chiede, scusi professore, a me continua a dare lo stesso errore che dava lei prima e non ha capito come ho risolto. Come ha risolto? Beh, prima non mi ricordo più dove era l'errore, era qui su questo passaggio, mi pare, e semplicemente avevo messo delle bisogna guardare dove sono le parentesi quadre, che sono solo all'inizio e alla fine. E io prima le avevo messe intorno ad ogni elemento, per cui avevo creato in realtà un singolo vettore invece che una matrice come avevo bisogno. E avevo poi fatto un secondo errore perché qui avevo messo P invece di PD. Ah, ecco, sì, poi vedo che Mattia ha risposto per tutti quanti. Sì, si può usare anche a append. Effettivamente io ho messo a più, ma è la stessa operazione. Benissimo. Se io non mi accorgo della chat, siccome la chat è per la sua definizione silenziosa, io la devo oscurare, altrimenti non vedo il mio schermo. Voi alzate una mano, una voce. Fatemi sentire una voce amica che mi dica, guardi che sta facendo questa cosa. E quindi adesso siamo nelle condizioni di disegnare le curve di possibilità pluviometrica.